And that's the only pole on the other side of the South Pole from Little America. And I think it's quite stunning that there should be an area as big as that unexplored. Perché dovrebbero mentire sulla forma della Terra? Il proposito finale sull'inganno della Terra a globo. Se hai sentito parlare della teoria della Terra piatta, allora sono sicuro che ti sei posto la domanda: perché? Perché dovrebbero mentire sulla forma della Terra? È una menzogna decisamente grande, pertanto deve esserci una ragione decisamente grande. Una delle più grandi e più ovvie ragioni per una menzogna così enorme è il controllo del denaro e del mondo intero. La NASA realizza milioni di dollari all'anno dai contribuenti, ma dove finisce tutto questo denaro se tutto quanto quello che fanno è falso? Prendono i soldi per falsificare la stazione spaziale che è dentro una gigantesca piscina e pagano per una manciata di immagini computerizzate inadeguate della Terra. Ma il portafoglio di qualcuno di sicuro si gonfia. La NASA ha iniziato con uomini che hanno fatto parte dell'occulto, tutti gli astronauti. Sono massoni e alla NASA insegnano la cabala satanica mentre il nome di Gesù è stato bannato. Fate voi stessi le ricerche. Di sicuro questi uomini non promuovono la scienza, ma la religione pagana e l'osco programma. L'elite satanica ha un piano per creare un nuovo governo mondiale, un nuovo ordine mondiale, e di nascondere Dio e distruggere il cristianesimo. Satana sta lavorando da 6.000 anni per ingannare l'umanità e lui vuole essere il Dio su questa terra. Il suo scopo ultimo è che il mondo intero rigetti il Dio della creazione e di adorare la bestia e la sua immagine. Uno dei più grandi inganni e degli adempimenti di Satana è stato prendere il controllo della scienza per convincere la popolazione comune che ci siamo evoluti dalle scimmie, da un brodo primordiale e che tutto deriva dal Big Bang. Queste sono le menzogne sataniche, sono certo che molti cristiani sono d'accordo. Queste menzogne rimuovono Dio dall'universo e distruggono il credo della creazione in 6 giorni. Inoltre distruggono la validità della Bibbia. Molte persone sono diventate atee ed odiano Dio a causa di queste teorie sataniche. Ma pensate solo per un minuto, che tipo di terra descrive la Bibbia? Nella Genesi capitolo 1, versetti 16 e 17 dice: «E Dio ha creato 2 grandi luci, la luce più grande per presiedere il giorno e la luce minore per presiedere la notte, e fece pure le stelle. E Dio le pose nel firmamento del cielo per diffondere luce sulla terra». Se Dio ha posto il sole e la luna nel firmamento, come può il sole trovarsi lontano 149 milioni e 600 mila chilometri? Allora, se è così, la Bibbia è falsa. La Bibbia descrive inoltre una terra inamovibile, Cronache 1, capitolo 16, versetto 30, posta su pilastri, Samuele 1, capitolo 2, versetto 8, sopra il grande abisso, Isaia, capitolo 51, versetto 10, col firmamento di vetro sopra la terra, Giobbe, capitolo 37, versetto 18, che separano le acque sotto dalle acque sopra, Genesi, capitolo 1, versetto 7, e Salmi, capitolo 148, versetto 1. Questo è il modello della Terra piatta. È falsa la Bibbia o è falsa la scienza satanica pagana degli Illuminati? La Terra piatta è una Terra stazionaria che non si muove, posata su fondamenta con un Sole vicino e la Luna che si trovano nel firmamento all'interno della cupola. Le stelle sono sopra il firmamento e l'universo è piccolo e vicino. Non siamo lanciati attraverso un vasto universo in espansione dal Big Bang. In realtà siamo nel centro della creazione di Dio. Le teorie dell'evoluzione, la teoria del Big Bang, l'ateismo, il movimento New Age, il nuovo ordine mondiale e l'occulto
si basano tutte sulla teoria della palla della Terra. La Terra palla che sfreccia attorno ad un sole gigantesco, l'adorazione del sole pagano, è il fondamento di tutti questi credo satanici. Senza la Terra palla, tutte queste palle cadono a pezzi senza fondamenta. Sul modello della Terra piatta, l'evoluzione e il Big Bang non funzionano. Una Terra stazionaria all'interno della cupola di vetro, con l'universo fisso e vicino delle stelle erranti, i pianeti che girano attorno alla cupola, ci indicano il Creatore. La Terra piatta ci indica l'unico Dio come nostro Creatore. Fa saltare fuori dall'acqua tutti gli inganni di Satana. Rivela Dio come il vero Creatore, indicando tutte le creazioni della Bibbia come sorgente di tutte le verità, compresa la scienza. Ci sono state molte persone che sono arrivate raccontandomi che stavano per diventare atee o che erano state atee, poi hanno scoperto la verità della Terra piatta e adesso leggono le loro Bibbie. È incredibile! Ci troviamo su un solido fondamento protetto dalla cupola. Dio è vicino e noi siamo il prezioso centro della sua incredibile creazione. Ma Satana odia la verità e ovviamente attacca questo movimento facendo sì che i cristiani lo rigettino senza nemmeno fare le ricerche. Ma una volta che le persone iniziano a fare le ricerche non possono più negare la verità. Tutta l'intera scienza ci indica una Terra piatta geocentrica e il Dio della Bibbia come il suo creatore. Se tutto il mondo sa che viviamo su una Terra piatta creata da Dio come scritto nella Bibbia, Satana non sarà più in grado di ingannare il mondo. L'inganno degli alieni è un'altra menzogna basata sul modello a globo. Se la Terra è piatta e non c'è lo spazio, allora gli alieni si dimostreranno per quello che sono veramente, demoni!